commentare, credo questa importantissima vittoria per voi. Avete un po' sofferto il ritmo, il palleggio del Pescara, ma avete punito bene con un piano tattico studiato così? Sì, sapevamo la forza del Pescara, dovevamo essere coraggiosi, però non potevamo essere incoscienti. Quindi quando sai e ti metti a vedere la squadra avversaria e le potenzialità del Pescara, devi anche cercare, tramite anche il gioco forza delle nostre assenze, con giocatori di importanti come Murillo, come Cecua, come Ecuba, come Perez, giorno a mezzo servizio, quindi dovevamo cercare di vincere la partita con come potevamo farla, ed era soltanto questo il modo, anche perché sapevamo che Pescara portava i terzini molto alti, lasciava solamente due difensori più il centrocampista centrale, sapevamo che comunque come centrocampista centrale avrebbe giocato Palmiero, che è più un geometra che un interditore, quindi sapevamo che potevamo colpire il Pescara soprattutto con gli spazi che ci lasciavano alle spalle. A proposito di colpire il Pescara e gli spazi alle spalle, avevate già fatto una pressione nei primi minuti su Crescenzi, poi quella vincente con l'errore del terzino biancazzurro. Erano proprio gli esterni, come dicevi, i terzini alti presi di mira dalla vostra pressione? Era più che altro i giocatori sopra linea palla, degli spazi fra il difensore centrale e i terzini, non tanto i terzini, perché comunque non c'è da prendere di mira dei terzini, perché comunque sono molto, molto forti e non hanno anelli deboli il Pescara, però erano gli spazi che rimanevano da difensore centrale e terzino che erano quelli da attaccare poi nelle ripartenze. È stato chiaro e preciso nell'analisi. Prima di una domanda da studio le volevo chiedere io una risposta secca e sincera, non apri sulla lingua, se il risultato secondo lei è giusto, se il pari poteva starci. Ma poteva starci il pari, poteva starci la vittoria del Pescara, purtroppo questo il calcio, per fortuna anzi, è fatto di episodi. Tante volte noi abbiamo fatto delle grandi partite a livello di palleggio, a livello di possesso palla, a livello di fraseggio, a livello di geometria e abbiamo perso. Purtroppo il calcio, anzi per fortuna il calcio, è dato anche dal fatto che vince chi fa più gol. Una domanda da studio per il tecnico della Virtus Francavilla che vi ascolta. Sì, intanto niente male statisticamente per Calabro contro il Pescara, due vittorie in tre partite, no? Una col Carpi e l'altra questa sera. Fabio Ferraresi per Calabro. No, io non faccio nessuna domanda al mister perché se si ricorda quando abbiamo giocato assieme, non digli chi sono Enrico, mai avrei pensato che poteva fare l'allenatore, però gli faccio un grandissimo in bocca al lupo e gli mando un abbraccio perché è stato per me un fratello maggiore. Addirittura, e dammi un indizio però, perché dalla voce non ti riconosco. Lecco 2001. Oh, grande Fabio. Ciao mister. Grande Fabio, come stai? Ciao Anto. Bene, complimenti, bene, dai. Sono contento. Mai avrei pensato dai, che potevi fare l'allenatore. Falla una domanda, Fabio. No, Antonio. Grazie Fabio, vai, Antonio, da chi meno te l'aspetti poi. La, no? la domanda va sul suo percorso, perché è stato un percorso importante, è partito comunque benissimo, ha fatto bene, si è sempre riproposto, sa cambiare atteggiamento alla squadra, non ha... Poi ha portato in C la Virtus Francavilla. Non ha un sistema di gioco predefinito, comunque è un ragazzo che al di là che gli voglio bene, perché abbiamo condiviso un'annata bellissima, che con l'obiettività che mi contraddistingue sta dimostrando che ci sta alla grande in questo sistema, e gli mando un abbraccio. Fabio, ti ringrazio, io spero che tu stia bene, grazie per i complimenti. Sì, sai, quando finisci di giocare a calcio poi devi rimboccarti un po' le maniche, devi capire che cosa vuoi fare dopo, no? A me piaceva fare l'allenatore, ho studiato e come dici tu, no? Non pensavi che io potessi fare, invece poi magari l'ho fatto, con le mie caratteristiche me lo faccio. Allora faccio io una brevissima domanda per chiudere a Calabro dal punto di vista tattico, perché quando è uscito Mora, al fine primo tempo è entrato Aloy, è entrato De Sogus, il Pescara ha giocato con un 4-2-3-1 iperoffensivo. Lì tatticamente com'è cambiata per voi la partita? No, lì non siamo cambiati quando poi è entrato Cuppone, dove il Pescara si è messo 4-2-4 e lì
ho messo due esterni di gamba come Cisco e Denian, siamo passati al 5-4-1 per andare in inferiorità soltanto sui due difensori centrali e poi in superiorità dietro contro i quattro attaccanti. No, io intendevo dal punto di vista proprio mentale per voi quando ha visto quattro sostanzialmente attaccanti e un centrocampo a due. Dovevamo mettere gamba davanti e ho messo Cisco e Denian. Potevano fare meglio perché hanno una gamba importante e ho pensato che era l'unico modo per poter impattare la forza offensiva del Pescara.